Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Continuiamo con la costruzione del nostro elemento scenico. La settimana scorsa abbiamo fatto la pavimentazione, questa settimana andiamo a costruire un colonnato che la tenga sollevata. Preparatevi perché questo è il primo video in cui usiamo la colla. Una volta che la griglia si è asciugata, è arrivato il momento di cominciare a lavorare al colonnato. Il colonnato è meglio non farlo come in unico blocco, o almeno io ho preferito non farlo come unico blocco. Ho quindi preferito preparare una serie di asticelle alte 3 pollici e larghe mezzo. Per quanto riguarda Warhammer, 3 pollici è l'altezza standard di un piano di casa. Altri giochi potrebbero avere altre convenzioni, quindi regolatevi su che cosa andrà poi a essere questo edificio, in che gioco verrà utilizzato. Queste strisce di cartone poi, una volta sagomate, verranno incollate tra di loro per andare a formare la struttura portante dell'intero edificio. Le colonne di per sé sono ricavate dal cartoncino ai 3 mm. E sul loro retro è attaccato un altro pezzo di cartone sagomato che andrà a fare da supporto per la passerella. Non è che debba resistere a chissà quale peso, però deve reggere non solo il peso della passerella, che di per sé po pesa pochi grammi, ma anche il peso delle miniature che verranno poi messe sopra la passerella. E soprattutto per miniature grosse, magari ancora della vecchia scuola, quelle in piombo bianco, potrebbero pesare abbastanza che una struttura meno rinforzata si possa imbarcare o scollare. Ricordatevi di fare anche il piccolo pezzettino storto che rimane sull'angolo dove si incontrano i due corridoi. Io ho preferito prima attaccare i due supporti e poi ricavare il pezzettino storto prendendo la misura reale di dove dovrebbe fermarsi. Potrebbe essere anche fatto prima, semplicemente così è più preciso, però dovete avere quel minimo di manualità che se non avete è meglio che misurate tutto prima e incollate tutto assieme. Gli archi a sesto acuto, essendo una struttura che si ripete 4 volte uguali, ho preferito prima sagomarli su un pezzo di carta a quadretti prendendo le misure precise e poi ritagliarli dal cartoncino, quello più sottile, in modo da assicurarmi che fossero tutti e 4 uguali. La punta non si incollava perfettamente, naturalmente, perché c'è lo spessore delle colonne, lo spessore del cartoncino spesso davanti. Quindi ho aggiunto un piccolo pezzettino di cartoncino spesso dove doveva attaccarsi l'arco. Poi gli archi sono stati incollati sempre con la colla per carta. In questo caso non devono reggere peso, non hanno spessore, quindi anche fatto asciugare per pochi minuti va bene lo stesso, si appiccicano quasi subito. Adesso che avete finito le colonne, sul retro appiccichiamo quei contrafforti che dicevo, che serviranno a sostenere sollevato il tetto. Mi raccomando, dato che c'è lo spessore dell'architrave sopra, fate un taglietto in modo che faccia aderenza su tutta la superficie. Io qua ho poi aggiunto un pezzetto di carta perché il taglio me l'è venuto troppo spesso. Anche in questo caso si incolla tutto in pochi minuti con colla per carta. Se fate abbastanza pressione, si incollano sul momento. Una volta che le due strutture portanti sono pronte, dose abbastanza abbondante di colla per carta e le si possono appiccicare su quello che diventerà poi il lato interno del camminamento. E qua ho anche realizzato il pezzettino che mancava e incollato i due archi che necessitavano della colonna di mezzo per essere attaccati.
fate attenzione che i pezzi che formano le colonne siano tutti della stessa altezza, perché se dovessero rimanere degli gradini, poi l'intera struttura traballerebbe e sarebbe molto difficile appiccicarla in maniera precisa sulla sua base. Per coprire i punti dove il cartoncino sottile si appiccica a quello spesso, ho preferito mettere una decorazione perché mi sembrava facessero troppo stacco. Sempre per rispettare questa ambientazione da medioevo fantascientifico di Warhammer 40.000, ho creato dei piccoli scudi che vengono poi attaccati su ogni colonna. Naturalmente, adesso che avevo anche tutta la struttura, ho creato i due gradini che mancavano per formare la scalinata che porta in cima. Sono realizzati esattamente allo stesso modo in cui è stata realizzata la camminatoia, cioè rete per arance, cartone su cartone spesso e poi un bordo di cartone più sottile. Beh, sembra decisamente che sia venuta bene. Sono molto soddisfatto di me stesso. Per fortuna non sono una persona orgogliosa. Comunque, spero che il video vi abbia interessato. Se vi è piaciuto, lasciate un like e scrivete un commento che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video in cui andremo avanti con il nostro progetto. Thank you.